Salve però la gente, eccoci qua ritrovati su Destron Empire per un piccolo gioiellino che aspettavo veramente da tantissimo tempo. Jajan! Gyaban and Saibarian! Yeah! È il quarantesimo dei Metal Hero, per cui quarantesimo, vabbè che siamo nel 2023, ed essendo Gyaban stato, se non sbaglio, trasmesso nel 1982, siamo nel 41esimo ormai. E comunque, ricorrenza per quel genere di tokusatsu chiamati Metal Hero. E il capostipite è questo Gyaban, che è stato un tokusatsu in Giappone che ha avuto un successo pazzesco. E abbiamo Gyaban, lui col suo sidecar, il Saibarian. Io adoro i sidecar, per cui sono veramente contentissimo di questo oggetto, che si tratta di un Chogokin, non di un Chogokin da Masi, di un Chogokin. Bandai butta fuori intanto dei Chogokin molto belli, a quanto pare anche come il caccia spaziale di Toy Story, che non ha venduto niente, che ha recensito il contadino in Italia, che comunque, non essendo un brand come Soul of Chogokin, vendono sì, vendono no, ma questo andava assolutamente preso, almeno per me. Allora, vediamo innanzitutto che abbiamo davanti una scatola estremamente compatta, il che non mi dispiace. Parliamo di 23 cm per 20 cm per circa, cos'era, 7 cm. Vediamo anche il peso. Ormai qua c'è già una pletora di recensioni sul web, nonostante mi sia appena arrivato. Questo per spiegare quanto sia amato questa serie. Gyaban è veramente amatissimo qua in Giappone. È il primo, il capostipite dei Metal Hero, e anche il capostipite di quello che si dice gli sceriffi spaziali, o anche, se vogliamo, anche gli ispettori spaziali, Uchu Keiji. Allora, vediamo le altre parti della scatola. Allora, abbiamo qua Gyaban in piedi sul suo sidecar. Gyaban che pilota il Saibarian. Gyaban che attiva la sua spada di luce. La sua spada è una normalissima spada che poi, cioè, è una spada, non è come le lightsaber che shum, spuntano fuori. No, è una spada così già con la lama, però una spada normale che, però passandola così con la mano, col palmo della mano, diventa una spada laser. E questa è una scena famosissima che si ripete durante il telefilm e qua riproposta. E poi abbiamo l'altra parte della scatola, l'altra faccia della scatola, che è stupenda, che ci fa vedere dentro il nostro sidecar, Saibarian e Gyaban con una delle sue mosse speciali, che è il Reza Z-Beam, Laser Z-Beam. E poi con Gyaban in piedi sul suo sidecar, che questo è proprio, riprende una scena della sigla iniziale. Direi che possiamo andare ad aprire questo piccolo gioiello di scatola, che pesa sui 500 grammi. Andiamo ad aprirlo e vediamo che abbiamo innanzitutto, qua lo vediamo dopo, sidecar Gyaban con tutte le varie cose, suppellettili, eccetera. Abbiamo questa cartone che è il Makukukan, che è praticamente quello che sarebbe la dimensione dei demoni spaziali, perché dovete capire che Gyaban, lo sceriffo spaziale Gyaban, combatte contro un'associazione criminale che, tradotta in maniera molto approssimativa, sarebbe quella dei demoni spaziali, che ha come a capo un certo Don Horror. Finisco qua, non mi soffermo troppo. E quando combatte contro questi demoni spaziali, va in questa dimensione tipo spazio demoniaca. E questa dimensione spazio demoniaca è possibile arrivarci attraverso il suo sidecar, il Saibarian, per esempio, uno dei mezzi con cui arrivarci. Per cui possiamo mettere questo sullo sfondo e il nostro Gyaban sul suo sidecar qua davanti. Adesso direi che andiamo ad aprire il blister. Ok,
No, scusate, prima di aprire Brister, andiamoci a vedere il nostro libretto di istruzioni che abbiamo fatto e ci riserva una sorpresa, beh, che comunque tutti voi sapete, cioè il prossimo Soul of Chogokin, che si tratta sempre ancora di Gyavan. Questo è un Soul of Chogokin e quello che vi sto presentando adesso è un Chogokin. E questo Soul of Chogokin ci presenta il Dorghiran. Dorghiran, che è la base mobile di Gyavan, che è composta da due cose, che è l'UFO, qua sopra, detto il Ghiran, l'UFO Ghiran, e poi quello che si dice la bestia elettrica, la bestia elettroplanetaria, Doru, che è questa specie di dragone meccanico, che qua sotto attaccato all'UFO, che poi si trasforma in questo dragone spaziale, e anche questo entra nella dimensione Maku e combatte contro l'UFO di Dawn Horror. Questo però l'aspettavo da tanto tempo, questo. Io personalmente, da non fanatico della serie, più di tanto, questo UFO che sarà vuoto, però è pieno di sound e quelle cose lì, eccetera. Non so, mi prende anche un po' di spazio. A me mi andava bene solamente qua la bestia spaziale, il dragone. E qua in Giappone si è venduto a 27.000 yen, che comunque sono skei. Se avessero fatto la possibilità di comprarsi solamente il drago a 16.000-17.000 yen, io mi sarei accontentato della seconda, però vabbè, comunque l'ho già ordinato. E sarà messo in vendita a settembre del 2023. Questa c'è la spiegazione un po' di tutto, il set, la trama, eccetera. Poi la spiegazione ovviamente di quello che troviamo dentro. Vedete che abbiamo il nostro mini Gyavan, piccolino però è tutto bello in metallo. Il Gyavan, tre tipi di spade. Poi adesso comunque le vediamo assieme. Eccetera, eccetera, eccetera. Boh, adesso sì che apriamo il blister. Bene, adesso andiamo a vederci un po' i vari accessori che troviamo dentro, per prima cosa. E vediamo che sono qua spalmati, qua sopra, scusate, ma è un ciocchino molto piccolo, per cui faccio il possibile. Beh, innanzitutto andiamo a vedere la testa, la seconda testa, che ha come particolarità il fatto di avere gli occhi qua rossi. Mentre quella che vediamo qua all'inizio, gli occhi in fondo non sono illuminati, questi invece sono illuminati. Poi vediamo le armi, specialmente la spada. Abbiamo tre tipi di spade. Questa che è nella versione tra virgolette finale, quando fa la Gyavan Dynamic e taglia i nemici. Poi abbiamo la spada non attivata, che è una normale spada, e la spada attivata, che luccica. Abbiamo fatto anche una replica in grandezza 1 a 1, in life size della spada di Gyavan, per gli appassionati penso ormai che ce l'abbiano già. Poi abbiamo anche il Zetto Laser Beam. E questo Zetto Laser Beam, come anche come effetto, abbiamo proprio qua l'effetto del laser con la mano attaccata, perché
che spara qua il laser, per cui non dobbiamo prendere, inserire la mano e niente il palmo della mano, inserire l'effetto, no, è tutto uno, anche per le piccole dimensioni davvero di questo gioiellino. Poi abbiamo le mani, sono quattro, e le mani, quattro mani, abbiamo due mani che sono col manubrio del Saibarian, probabilmente per, boh, non lo so, anche perché il Saibarian, il manubrio comunque ce l'ha già, vabbè, comunque avrà i suoi motivi. Poi abbiamo una mano aperta e una mano per impugnare la spada. Per impugnare la spada abbiamo solamente una mano, non due, per cui non possiamo farlo che sia destro o mancino. E poi due piedi per spostare il baricentro probabilmente in maniera diversa, perché Gavan, che viene messo in piedi sul sidecar o alla guida del sidecar, ha una posizione di baricentro diversa. E a quanto pare i piedi vanno cambiati. Ok, abbiamo, e vedete che sono magnetici, per cui si attaccano fra di loro. Beh, finito di presentare i vari suppellettili, diciamo che andiamo a presentare i due protagonisti, che sono Gavan e Saibarian. Gavan, l'ho già misurato un attimino prima, sono 10. 5 10 centimetri e mezzo, è veramente piccolino. Piccolino, ma preso in mano innanzitutto è fatto davvero da Dio, con questa armatura tutta luccicante, capostipite dei Metal Hero, veramente bellissima. Vediamo anche così dietro com'è, proprio ben fatta. E non solo, e non solo, è anche estremamente mobile. Vediamo che la testa estremamente Sanbyaku è 360 gradi, si muove su e giù. Solamente sull'istruzione c'è scritto qua le spalle, state attento che non farle cozzare troppo contro qua l'armatura, se no rischia di partire un po' la vernice. Vediamo che le spalle si possono anche lussare se uno vuole. Così tranquillamente si muovono, anche i gomiti si muovono a 90 gradi, qua le mani si muovono senza nessun problema, perfetto. Veramente una mobilità notevole per una figura così piccola. Ovviamente si muove tranquillamente, anche qua in vita vediamo che è pazzesco, eh? Anche qua le gambe che sono asimmetriche, un po' tipo. Ma gli Stormtrooper erano asimmetrici qua, quelli di Star Wars. Però ricorda un po' qua e qua, diverso. Vediamo che si muovono tranquillamente anche le gambe. Le ginocchia hanno un raggio di piegamento notevole. E poi una cosa impressionante, anche i piedi qua, vedete le caviglie, come si muovono. È veramente un piccolo gioiello. Si sente che è Gokin, queste parti qua sono parti in metallo molto sottili, però fa piacere sentirle. Almeno. Dovrebbero essere parti in metallo, ma mi sembra di sì. Andiamo a vedere il peso. E qua viene in mente, se vi ricordate, il Protheser di quel bellissimo GX95 della Bandai, cioè Gordian, molto amato, che anche io ho recensito in passato. Adesso andiamo a vedere. E vedete che si parla di 36 grammi, cioè è leggerino, però preso in mano dà soddisfazione. Dà soddisfazione, questo va veramente detto. E adesso passiamo a recensire il Saibarian, il Sidecar. E adesso passiamo a vedere il nostro Saibarian, il nostro amato Sidecar. Io adoro i Sidecar, anzi, se anche voi siete appassionati di Sidecar, vi posso consigliare come cartone animato Zucca, da vedere, che penso che in Italia sia irreperibile, che è un cartone animato sul Sidecar, come si chiama, delle liceali. Mai visto? Comunque no, beh, ci sarà sicuramente anche delle liceali col club del Sidecar. Molto breve, sono 12 puntate. Comunque carino da vedere, che si ispira molto alla
alla famosa gara dell'isola di Man, il Man TT. Ok, lasciamo perdere i sidecar normali, passiamo al nostro, e anche i sidecar sportivi, passiamo al nostro fantascientifico, il Saibaria. Innanzitutto vediamo che le tre ruote, queste sono, mi sembra, in gomma, 1, 2, mentre questa è interamente in plastica. Poi abbiamo qua, avevamo, poi l'ho tolto, il robino per che faceva in modo che non facessero contatto le pile, invece l'ho tolto e l'ho anche attivato. Una volta attivato fa questo bellissimo rumore, fantascientifico. Vediamo come si muove il nostro amico, come dice Otafa in giapponese, che l'uomo deve stare zitto e no, l'uomo tace e rolla. Effettivamente questo rolla benissimo. Rolla veramente benissimo. C'è proprio da divertirsi. Vediamo questo design fantascientifico stupendo, proprio anni 80. Con questo cupolino, questo colore splendido azzurro-blu, questo faro, proprio bello fantascientifico, che sembra uscito da un videogioco qua davanti, con tre luci qua così. Poi abbiamo questa bella carena rossa, con la carena qua aperta, con questa parte qua che è metallo. E invece abbiamo questo motore che invece è molto poco fantascientifico e molto, se vogliamo, più normale come design. E abbiamo invece questa parte qua dietro che è estremamente fantascientifico. Questo è il Cybarian, che è il mezzo con cui Gavan entra in questa dimensione, la dimensione dei demoni spaziali, per combattere contro di loro. Che viene spedito all'istante dalla sua base UFO, questo Cybarian. E allora, è un po' pieno di gimmick questo Saibari, adesso schiacciamo qua. E abbiamo il tema di Gavan. Il tema di Gavan è quello che viene fatto scorrere durante le puntate, non la sigla iniziale né quella finale. Adesso si schiaccia ancora. Ok, sparisce. Poi, qua abbiamo l'alettone che schiacciandolo si chiude, penso. Così abbiamo il nostro Saibarian chiuso. E schiacciando invece qua ancora, il Saibarian si apre. Abbiamo un bottone qua, il bottone qua schiacciandolo così con l'alettone. È notevole, bello bello anche tutti questi circuiti qua, questa parte in metallo. Adesso direi per prima cosa che lo si può anche pesare. E ci accorgiamo che si tratta di un 205 kg, cioè anche un Chogokin molto leggero, tipo il Dai Tetsujin 18. Questo forse pesa di più, comunque siamo lì. Però ha il suo peso, ha il suo peso. E poi questo Saibarian ha delle parti calamitate, cioè metallo qua, che sono qua e qua, che servono per fare stare in piedi il nostro Gavan. Se volete farlo stare in piedi a piedi uniti per una posa veramente schifida, potete anche farlo qua in centro così. Dovrebbe Non saprei come dire, di posa dinamica, sembra che abbia un po' di problemi di emorroidi, non so, eccetera. Posa di dinamica non dice veramente niente, ma può anche farla. E invece c'è anche una calamita qua che ci permette, poi lo girelliamo, lo mettiamo un po' meglio, però di metterlo in piedi con le gambe un attimino un po' più aperte, un attimino più dinamiche. Ok, adesso diciamo, e qui lo mettiamo un attimino in posa, in maniera un attimino migliore, più vicina al telefilm, e lo girelliamo un po'. Prima cosa, la vediamo di replicare la scena della sigla iniziale. Notevole, notevole, nel senso che proprio sta su bene in equilibrio. Anche se spreme a pugni il tavolo, come vedete, però non cade. Per cui i magneti sono forti. Ottimo, ottimo, ottimo. Questa è una grandissima figata. Proprio
proprio. E adesso andiamo ancora avanti. Purtroppo mi si era staccata la placca di metallo qua sulla spalla. Dovete stare attenti, perché i pezzi sono piccolini e le placche sulle spalle si staccano anche. L'esazetto beam! E anche questo è notevole. Bello questo accessorio, veramente. Io non pensavo che fosse presente nella scatola. Comunque, veramente, questo Chogokin dà la possibilità un po' di sbizzarrirsi, davvero. E alla fine una delle mosse speciali di Gyavan, il Gyavan Dainadic, può essere fatta tranquillamente senza problemi. Vedete quanto è veramente dinamico anche la posa, con alle spalle il suo Sidecar, il suo Saibarian. È veramente un Chogokin molto divertente, anche per il prezzo. Si parla di 11.000 yen, quello che l'ho pagato io, perché sarà 80 euro. Io penso che anche il rapporto prestazione-prezzo e tutto il resto, io un 8 glielo do di sicuro. Il problema per questa figura è per chi gli appassionati di anime, tokusatsu, eccetera, comprano, si muovono sulla linea di Soul of Chogokin, questo dove metterlo? Adesso andiamo a vedere la mia collezione e riusciamo, vi faccio vedere visualmente quello che voglio dire. Ecco, adesso vi spiegherò in maniera concreta quello che volevo dirvi. Cioè, questa è la mia piccola collezione di Tokusatsu. Vediamo il Deleon, no, 17, 18, il Leopardo non lo devo ancora tirare fuori. Quando uscirà il Dorghiran li metterò qua sullo sfondo. Vedete anche i mecha che sono presenti, proprio in scala. Già Jaspion è già un po' troppo grosso. Una persona sarebbe molto più piccola in confronto al Daileon, ma comunque il nostro Gyavan e il Saibarian sono molto carini, ma messi così vicini effettivamente storpiano un po', perché non sono completamente fuori scala. Però la loro figura, ovviamente la fan, è un bellissimo giocattolo, però non sai dove andare a sbattere. Questo è un po' il problema, ecco, di questo Chogokin, l'unica cosa. Benissimo, grazie per la visione, ci vediamo nei prossimi video su Destro Empire. Ciao ciao brava gente, ciao ciao.